Grazie del, dell'invito. Eh, io oggi proverò un poco a eh, raccontarvi, condividere quello che, quello che stiamo facendo con, con Mosaicon, per cui il progetto che abbiamo sviluppato. Eh, è probabilmente, eh, stresserei un po' il tema delle start up che sicuramente eh, è una cosa che a noi è molto vicina perché da sempre un po' cerchiamo di trasformare come dicevi giustamente dal concetto di moda legata alle start up una fotografia molto precisa che fa vedere che nella lista delle prime 10 aziende americane che poi sono quelle che, che conosciamo eh, la maggior parte sono tutte ex start up, Apple, Google, Facebook eh, che hanno sviluppato nel caso per esempio di Google e Facebook dei servizi tecnologici partendo dal, dal cambiamento di alcune regole del mercato. Per cui secondo me questa è una sfida che mi piace oggi e grazie per darci questa opportunità, condividere. Secondo me noi siamo tutti una generazione che deve lavorare per dare a, a questo sistema paese un know-how sul digitale che poi deve portare capitali, competenze e, e deve cercare di accelerare il paese verso questa trasformazione che è oggettiva, eh, non è più soggettiva. E ancora diciamo c'è un bel lavoro da fare, ma noi insomma nel nostro piccolo proviamo tutti a farlo secondo me eh, è importante condividere le esperienze. Uh. Noi partiamo da un'analisi, l'azienda un nasce nel 2010 che era come stava cambiando il mondo del video. Noi oggi diamo per scontate alcune cose, diamo per scontato YouTube, diamo per scontato che un video eh, possa fare miliardi di visualizzazioni, pochissimi anni fa questo non esisteva. Eh, YouTube di fatto nasce veramente nel 2007, per cui prima del 2007 o un video veniva visto in televisione oppure eh, fondamentalmente non esisteva. Eh, sono cambiate tantissime cose, un'altra che è cambiata molta è la barriera all'ingresso per produrre contenuti video di qualità. Oggi voi nel, in tasca avete probabilmente non so, un iPhone, un telefono che ha 4K di definizione, è un tipo di tecnologia come definizione del video che eh, 15 anni fa non aveva neanche la Rai. Per cui è cambiata completamente la qualità con la quale si realizzano i video, eh, con una barriera all'ingresso che si è abbassata moltissimo e i canali distributivi. Questa è un po' la fotografia con un mercato del video che è come saprete benissimo, sta crescendo in maniera esponenziale negli ultimi anni. Eh, ormai il video è un nuovo linguaggio, tutte le grosse piattaforme Facebook, Snapchat... Eh, insomma, che conoscete, stanno traghettando tutte le loro strategie verso il mondo del video, e di fatto, eh, ancora più che questa generazione, diciamo mi metto con voi eh, nella, nella generazione, ha ancora un utilizzo del video che è 10 volte inferiore rispetto all ancora alle nuove generazioni, eh, ragazzi che oggi hanno 14-13 anni che utilizzano il video eh, ancora di più. E questo è un po' lo scenario di riferimento, che chiaramente è legato anche a dei parametri proprio economici. Quello che però noi abbiamo visto in Mosaikon è che, nonostante questo grandissimo cambiamento, le aziende poi allora, ma tuttora oggi, la grandissima diciamo, maggioranza degli investimenti ancora segue una logica che poi vedete ogni giorno quando siete online, che è quella di produrre dei video che sono principalmente gli spot televisivi, film che poi utilizzano come TV commercial per, per la TV, e declinarli online. Quei famosi pre-roll che eh, vediamo ogni giorno davanti ai video e che l'unica cosa che vogliamo fare è skippare, semplicemente perché sono dei contenuti non pensati per eh, il mondo del 2017. E eh, appunto poi tipicamente l'approccio dei clienti è quello di declinare questi contenuti anche online, magari adattandoli leggermente. C'è un motivo fondamentale per i quali lo fanno, che è il processo creativo il modo col quale vengono fatti i video, segue ancora delle regole, un processo che è vecchio di 60 anni, ancora oggi nel 2017. Un'azienda in Silicon Valley, la migliore del mondo, ancora sta circa 2-3 mesi per realizzare un video. Va da un creativo, un'agenzia creativa, un creativo professionista, da un brief per cui chiede di lavorare su un determinato messaggio, un, un, dei valori, eh, determinati contenuti, prodotti, e il creativo risponde con un processo che per farvelo breve dice, prevede queste fasi di debriefing, fa una proposta, dice qual è l'idea, come girerebbe un video, quali sono gli attori, la location e questo processo poi per arrivare al video finale richiede circa 2-3 mesi di soldi, investimenti eh, e chiaramente tempo, eh, cosa che chiaramente non è assolutamente adatta a quelle che sono le esigenze oggi del mondo digitale. E appunto che cosa succede? Che oggi c'è un enorme gap fra questo mondo del video che chiaramente le grosse aziende e i grossi marketer conoscono benissimo come opportunità e la quantità di contenuti che effettivamente producono col video. Questo gap è enorme per il motivo di cui sopra, cioè non hanno ancora un processo che efficienta eh, questo, questo modo di, di produzione. Per cui effettivamente poi se vedete online, basta guardare online, troverete nel 98% campagne tv declinate eh, online con una pochissima quantità di video. E allora che cosa eh, abbiamo fatto? E qual è l'innovazione di Mosaicon che oggi è unica al, al mondo? Abbiamo invertito completamente il processo. Noi abbiamo eh, capito che il problema stava proprio nel brief. Se questo processo nasce dal cliente che chiede a un creativo di realizzare un video, eh, Chiederà del tempo, il creativo sarà frustrato, 99% dei casi il video alla fine non piacerà a nessuno dei due, 100% dei casi colpa del cliente che ha chiesto al creativo di fare una serie di modifiche per arrivare poi a quel video autoreferenziale che non funziona. Nella piattaforma Mosaicon, noi invece abbiamo invertito la logica: per noi viene prima il creativo, chi fa i video, che in piattaforma creativi da tutto il mondo possono proporre dei video già realizzati che affrontano delle tag, delle keywords delle tematiche eh, specifiche famiglia donna uomo avventura tecnologia innovazione e grazie a un sistema tecnologico facciamo un match fra queste parole chiave e di fatto il brief del cliente cioè le parole chiave che il cliente eh, utilizza e ha bisogno di utilizzare in comunicazione questo per cui fa in modo che il cliente invece di avviare un processo eh, partendo da una richiesta direttamente può trovare un contenuto che si matcha con quelle parole chiave lo può acquistare in esclusiva, personalizzare e utilizzare per le sue campagne, riducendo di circa un 85% la velocità di realizzazione di questi contenuti e chiaramente portando tutta una serie di valori aggiuntivi che sono poi la possibilità di realizzare 100 video rispetto a un singolo video. Eh, la piattaforma, molto velocemente, eh, che è un po' la parte bella della, della tecnologia del digitale, affronta tutta una serie di step che sono tipicamente quelli che oggi nel mercato vengono affrontati in maniera tradizionale. Il primo step, so chiaramente questa è diciamo, una sintesi de, della, della piattaforma. Il primo step si chiama Sonar eh, e fondamentalmente analizza il cliente, per cui analizza tutti i suoi canali digitali e rileva tutte le parole chiave che un'azienda X sta in quel momento utilizzando con immagini, testi, video. In questo modo noi siamo in grado di dire al cliente quali sono le principali parole chiave che sta utilizzando in comunicazione, sia col video che non col video, e lo aiutiamo perciò a decidere su quale tipo di parole chiave lavorare. Il secondo step, invece, in piattaforma permette al cliente proprio di accedere a questo catalogo di contenuti creativi di altissima qualità eh, dal l'artista, il documentarista il, il comico, eh, il regista l'attore che fanno questi contenuti e li mettono a disposizione delle aziende per cui in esclusiva su Mosaicon che poi appunto li possono prendere, customizzare, inserire il loro logo, inserire un messaggio pubblicitario all'inizio e alla fine e di fatto poi eh, appunto trasformare nei loro video pubblicitari. In molti casi poi vengono utilizzati anche in tv, perché poi di fatto il risultato finale eh, funziona chiaramente in qualsiasi canale di distribuzione. Però poi la parte che è un po' la sfida vera dell'azienda è quella di passare da una logica dove lavoravo tre mesi per fare un video, non cito spot famosi, ma un video che poi magari nel eh, 90% dei casi non funziona, dove ho un attore, una location, un girato con un certo tipo di messaggio che metto in tv e poi vedo come va, ha una logica dove in 24 ore provo un video emozionante con un determinato messaggio, vedo se funziona e allora eh, continuo con quel tipo di strategia, o magari in parallelo ne provo un altro divertente, perché comunque riesco a gestirlo in maniera molto veloce, è tutto un processo che poi è il tracking, l'ultimo stato, della piattaforma che mi permette di analizzare in tempo reale come ogni singolo video, ogni singolo contenuto, anche se molto diverso, eh, sta impattando sull'audience e sul target che mi interessa. Per cui uno switch per il, per il mercato tradizionale che passa da eh, obiettivo fare il miglior video possibile eh, e poi farlo vedere a più persone in un unico video, a gestire tanti video per vedere qual è effettivamente il messaggio più efficace e poi di conseguenza adattare una strategia gratuita. I risultati che, che arrivano. Eh, questo diciamo eh, è uno switch che vi assicuro non è banale. Ed è un po' una delle, delle sfide che eh, a me piacciono molto, che sono quelle che vivono le, le, le aziende tecnologiche e digitali. E avviene un po' in tutti i mercati. I casi famosi sono Uber, per ora che è stato anche bloccato a Londra. Eh, quando si cambia un certo tipo di regole, è chiaramente adattare il mercato, e questa è gran parte poi del lavoro che deve fare un'azienda, una start-up quando. Eh, Pone un, un, un processo del genere che riguarda tanti interlocutori che all'inizio chiaramente si possono anche preoccupare. Se pensate che oggi un'azienda, un marketing, lavora, è, è abituato e ha delle persone che stanno là proprio per lavorare due o tre mesi su quella campagna. Un modello del genere chiede completamente un cambio di mentalità: non devo lavorare per arrivare al miglior video possibile, ma devo scegliere i migliori video possibili. È proprio un cambiamento importante. Eh, di fatto eh, Mosaicon con questo modello che oggi è appunto unico al mondo è stata premiata un po' in tutto il mondo come azienda poi uno, in particolare azienda più innovativa d'Europa. Eh, C'è stato dato in Silicon Valley e in realtà da tecnici e un po' da nerd, quello che più ci è piaciuto molto recente. Facebook ci ha scelto come uno dei tre partner nel mondo per la produzione di contenuti video. Eh, è stato un anno di processo di selezione e poi di utilizzo e validazione della tecnologia che poi chiaramente eh, ci ha dato un, un bel riconoscimento di quello che è l'infrastruttura che abbiamo sviluppato. Eh, infrastruttura che ci ha richiesto circa sei anni di ricerca e sviluppo. Mosecon è stata lanciata a ottobre dell'anno scorso come piattaforma integrata eh, con un percorso di sei anni che è stato fatto di operazioni finanziarie, insomma di trovare tutte le risorse fondamentali per poi riuscire a lanciare questo modello sul, sul mercato. Perché poi un altro mito che dobbiamo aiutarci a sfatare in quanto generazione che conosce il D e che il digital non è fare un sito da 1000 euro e metterlo online. Fare delle piattaforme del genere richiede degli enormi investimenti e tanto lavoro, tantissimo tempo e anche una fatica poi nel affermarlo uh, sul mercato. Eh, un po' la lista, questi sono alcuni dei clienti con i quali lavoriamo, alcune delle più grosse aziende nel mondo che hanno scelto già questo modello eh, appunto dal lancio e poi diciamo i partner, agenzie media e creative che sono i tipici grossi player che di solito gestiscono la pubblicità che anche loro a vari step stanno cominciando a capire che non è un modello che diciamo distrugge il loro lavoro ma al contrario uno strumento in più eh, per i loro clienti. Eh, L'ultima nota è quella di, di dove siamo, dall'accento avete capito che sono di Bergamo, eh, diciamo, l'azienda è nata a Mondello, la spiaggia di Palermo. Eh, noi siamo nati si, semi interrato sulla spiaggia posto bellissimo però diciamo, eravamo veramente un team molto piccolo eh, da là appunto la prima idea abbiamo cominciato a lavorare e, e poi chiaramente eh, trovando delle risorse finanziarie eh, ampliando la squadra adesso ci siamo spostati in questa sede che è a Isola delle Femmine Che eh, per chi non la conosce sembra un nome finto ma vi assicuro che si chiama così ed è fra l'aeroporto e la città di Palermo, uno spazio che è stato premiato l'anno scorso negli Stati Uniti da Inc.com come uno dei più bei sei uffici d'Europa nel, nel digitale eh, con appunto un agrumeto aziendale, la piscina tutti gli ambienti open space eh, di, diciamo un giardino di, dove si può lavorare col wifi andare a fare i picnic eh, in mezzo alla, diciamo, a questo agrumeto eh, tutto vista sul mare eh, perché poi dall'altro lato abbiamo cercato di seguire delle regole che di fatto nel nostro settore sono fondamentali, se si deve lavorare con creatività e innovazione bisogna stare in un uno spazio che sia predisposto a stimolare eh, le persone. Sono cambiate tante regole eh, e di fatto non può che essere così. Per cui questa è un po' la mia sfida personale è stata che sicuramente come un po' vedete dalle sedi i clienti non abbiamo un solo cliente in Sicilia i clienti li siamo andati a trovare in Asia eh, a Milano dove abbiamo degli uffici a Roma a Londra e diciamo se là stanno i clienti eh, invece secondo me ha molto senso per le sfide di domani fare ricerca e sviluppo in dei luoghi dove effettivamente si può eh, lavorare al meglio per fare diciamo, ricerca, sviluppo e innovazione in un contesto che sia eh, diciamo costruttivo e che porti tanti stimoli al talento e alla creatività, perché poi alla fine eh, penso che la sfida più grossa che abbiamo davanti è quella di sfruttare la creatività e l'innovazione che abbiamo comunque nel DNA e cercare di portarla in dei contesti che oggi non presidiamo tanto, ma che secondo me possiamo presidiare tantissimo nel futuro. Grazie.